1.000 attacchi informatici solo nel mese di gennaio. Strutture sensibili come gli enti pubblici, bersaglio di cybercriminali e la cronaca è piena di notizie su sistemi informatici improvvisamente in tilt. Basti ricordare quanto accaduto all'ASL dell'Aquila poco meno di un anno fa. Un fenomeno che va sempre più arginato, non solo attraverso attività di indagine, ma anche attraverso la prevenzione. Da qui la firma di un protocollo questa mattina in Regione Pescara tra il Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale delle Comunicazioni Abruzzo e ANCI Abruzzo per portare avanti insieme un piano di collaborazione volto alla condivisione e all'analisi di informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche dei comuni rappresentati anche per il tramite di ANCI Abruzzo. Ovviamente si tratta di un problema che richiede il supporto e il sostegno di tutti e soprattutto la collaborazione, quindi un sistema di informazione e di comunicazione tra i comuni e la Polizia Postale, che ringrazio, ma anche e soprattutto un'attività importante di formazione in favore del personale dei comuni, che favorisca sempre di più un sistema di protezione, che significa tutelare i diritti dei cittadini, informazioni ovviamente sensibili, e anche la continuità dei servizi. Quindi è un sistema che ci consentirà anche, appunto, di fare un'attività di promozione e sensibilizzazione sul territorio a tutela delle nostre comunità. Un protocollo del genere è un protocollo che mette in sicurezza, o comunque cercherà di mettere in sicurezza, tutte quelle che sono le istituzioni, in questo caso le istituzioni comunali e della nostra provincia. Gli attacchi informatici sono peraltro ripetuti in gran parte del territorio nazionale e hanno interessato anche comuni importantissimi. Ricordo qualche anno fa quello di Palermo, per esempio. Quindi avere uno scudo e avere soprattutto dei segnali, dei precursori che ci segnalano eventuali pericoli, questo può essere molto importante. Allo stesso modo, se vi saranno degli attacchi di questo tipo, anche la tempestività nel riconoscere quelli che sono questo tipo di attacchi può essere molto utile per l'azione di contrasto che poi i nostri specialisti della polizia informatica riusciranno poi a portare avanti, anche con l'identificazione magari di soggetti che minano alla sicurezza di una comunità.